E un Simone Susin ha profondamente cambiato quell'uscito dall'Isola dei Famosi 2017. Ho lasciato proprio quel mondo di apparenze, il ragazzo viziato e narcisista e sono diventato uomo. Lo ha dichiarato lui stesso in un'intervista a Vero TV. L'esperienza nel reality lo ha fatto crescere, spingendolo a perseguire i suoi sogni di lavorare nella moda e nel cinema con ancora più entusiasmo. A lungo si è parlato del suo rapporto con Malena, che lui ha respinto all'isola, negando poi di aver mai flirtato con la pornostar. Proprio per questo motivo, molti hanno creduto che Simone fosse già legato a un'altra donna. E invece, il giovane modello ha spiegato di non essere attualmente interessato a unioni sentimentali. Susanna si definisce single per scelta, al momento la sua priorità è la carriera. No, a casa non c'è nessuno, non sono legato a nessuna donna. Il fatto di essere single è una scelta, ho degli obiettivi professionali che voglio raggiungere e che richiedono tempo e concentrazione. Avere una donna in questo momento non sarebbe opportuno per nessuno dei due. Per lei, perché non potrei dedicarle il tempo e l'attenzione che merita, e per me, perché essendo io molto altruista nei rapporti di coppia, toglierei del tempo al mio personale e non è quello che desidero. Voglio stare da solo, concentrarmi su me stesso, e raggiungere i miei obiettivi, che sono moda e cinema. Susanna ha raccontato anche il rapporto instaurato con Raz Degan. Tra i due non sono mancati scontri e incomprensioni, ma il loro rapporto si è poi trasformato in amicizia, tanto che il giovane modello riconosce nell'israeliano vincitore del reality un vero e proprio maestro di vita. Il bello è che siamo sempre stati sinceri l'uno con l'altro. Abbiamo litigato, ci siamo allontanati, ma poi ci siamo chiariti e riavvicinati. Siamo stati sempre veri davanti e dietro le telecamere. Lui è stato sicuramente un importantissimo compagno in questa avventura e di questo devo rendergli merito. Mi ha spronato, mi ha anche insegnato tanto, mi ha anche fatto un po' entrare nel suo mondo, che mi affascina tanto. L'ho sempre rispettato e stimato. È stato un grande maestro di vita. Chi se ne frega?